parla molto di divulgazione scientifica, a me piace di più un'altra parola, la diffusione dell'informazione scientifica. Viviamo in una società in cui tutto è tecnologia e scienza, anche quando non ce ne accorgiamo. La nostra vita incomincia all'alba con un orologio che probabilmente funziona con un quarzo, e questo orologio a volte capta un orologio atomico che si trova molto lontano. Proseguiamo la nostra giornata viaggiando in auto, una tecnologia. In auto probabilmente abbiamo un navigatore, il navigatore capta dei satelliti che sono in orbita a 30.000 km dalla Terra, questi satelliti applicano la relatività di Einstein. Ecco, tutta la nostra vita è permeata di scienza, la divulgazione è quella che deve portare queste conoscenze a tutti, in modo che tutti siamo consapevoli quando usiamo delle macchine di che cosa stiamo facendo, perché lo possiamo fare, perché certi scienziati hanno realizzato certe scoperte, se no saranno le macchine a usare noi. Invece noi vogliamo esattamente il contrario, renderci padroni della tecnologia, renderci padroni della scienza e della conoscenza. Questa è la missione della divulgazione scientifica, o se preferite della diffusione della scienza.